I compagni di Gunhild non devono essere lontani. Come hanno ridotto questo posto? Abbiamo l'intera armatura di Lunda e la sua piccola sfera. Vogliamo restituirgliele? Lassù. Laggiù. Quelli sono gli spiriti Saider, gli amici di Gunhild. Non sembrano più così amichevoli, vero? Liberiamoli per sempre. Rot! È meglio andare. Proteggiti! Maledizione, conoscevo queste armi. Non pensavo fossero così stupide da giocare con la magia, sai? Erano disperati. E ora sono morti. Finalmente. Ti colpevolizzi. Non lenirà il tuo dolore. Andiamo da Gunhild. Se hai finito di farmi la lezioncina. Non credo. Superiamo questi detriti. Vorrei che fosse andata diversamente, ma ora i Saider riposano in pace. Cosa dice, fratello? Thank you.
abbia funzionato. Che hai trovato? Allora? Sono morti. I tuoi amici sono liberi. Bene. E mi dispiace. Se fossi stata qui, l'avrei impedito. Ci credete anime perdute, incapaci di fare le nostre scelte? No, ma... Abbiamo sbagliato noi. Non voi. Perché non potevate impedirlo, nemmeno se foste stata qui. Io... Sì, hai ragione. Arrivederci, Gunhild. Arrivederci, mia dea. Kratos, grazie per aver dato una mano alla mia gente. Non ho aiutato. Nessuno. Erano già morti. Ah, invece sì. Hai placato i loro spiriti e di conseguenza anche il mio. Mi sento sollevato. Buon per te. Non durerà. Hai ragione. Nei regni ci sono sicuramente altre sorelle corrotte. Hai sempre una parola di speranza, fratello. Sarebbe stato un peccato lasciarlo là. Parliamo di affari. Ecco. Oh, beh, grazie infinite. È tutto l'inverno che Elka freme per la sua palla. È il suo gioco preferito. Cosa? Meno male che sei stato cauto, fratello. Zitto. Ha ragione, Mimir. Un po' di rispetto. Il giocattolino poteva ucciderci tutti. C'è mancato poco. Non ridere. È difficile, fratello. Provaci. Ok. Ok. Due parole prima di andare? Mimir, che intendevi quando hai detto che Freyr non era un ospite degli Æsir? Intendevo che era stato prigioniero per un po' prima che lo bruciassero. Fu un gruppetto di Æsir minori, avventati e amareggiati. A legarlo e poi a bruciarlo come punizione per un sabotaggio di cui lo credevano colpevole. Ovviamente sopravvisse e sfruttò l'occasione per fuggire. Ma l'affronto rese la guerra inevitabile. Ne parleremo più tardi. Wolver, a sinistra! Dietro di te, occhio! Sta dietro! In arrivo! Schiaffa! Schiaffa!
Sai perché me ne andai quella notte, Mimir? Credo di sì. Si mostrò per chi era veramente. Odino mi chiese di lanciare un incantesimo protettivo su di lui, lo stesso di mio figlio. Ma la follia che aveva provocato nel nostro ragazzo, rifiutai. Era furioso, si mise a lanciare oggetti, distrusse la stanza. Da lì non ci fu altro che gelo. Cercai di andare avanti, ma... Nessuno avrebbe potuto vivere così, maestà. Un altro corvo inviato all'albero dei morti. Forse è il caso di dargli un'occhiata, eh? Guarda, laggiù.
Faccio io. Non pensavo di ritornare. Le frecce sigillo non funzioneranno. Sigillo non funzioneranno. Le frecce sigillo non funzioneranno. Le frecce sigillo non funzioneranno. Kratos, c'è qualcosa. Fratello, pensavo, per la prossima battaglia potremmo essere più furtivi. No. Occhio!
Silenzio! È un mangianime! Non appartiene a questo posto! Sbarazziamocene! Si alfa! Dietro di te! Proteggiti! In arrivo, da dietro! Run! Abbandonato, vandalizzato. Spero che gli oggetti che cerco siano ancora qui. La porta è chiusa. Se ricordo bene, per aprirla dobbiamo accendere entrambe le torce. Le sue fiamme sono effimere. Laggiù. Nulla di interessante, fratello?
fuori! Sì, così. Vedo il calice. È una denuncia della mia gente, fatta durante le mie nozze. Guarda qua. Fortuna che hai studiato le rune. Della cerimonia. Un simbolo di riconciliazione. Bevemmo dal calice dell'amore fino a non reggerci più in piedi. Quella sera gli confidai di volere delle scuse da Freyr. Odino mi rassicurò dicendomi che lui sarebbe stato la mia famiglia. Gli credetti. Dietro, occhio!
Guarda, laggiù. Di quel giorno vorrei poter cambiare molte cose, se solo l'avessi capito. Della famiglia Illy, una delle prime ad essere distrutte dalla guerra. Il mio cerchietto è qui. È su quel piedistallo vicino all'arco. Prima eliminiamo queste creature. Schialfa! A destra! Schialfa! Questo era tuo. Simbolo di un legame. Dopo le nozze, ogni settimana ne faceva realizzare uno nuovo, più bello del precedente. Smise quando mi rifiutai di insegnargli la magia antica. Sapete, anche la mia gente mi mandava doni. Così non dimenticavo casa. Ma dopo la nascita di mio figlio, smisero anche loro. Da qui non riesco a leggere. Torniamo indietro, così darò un'occhiata da vicino.
Pensavo che romperlo mi avrebbe liberato, ma non sento nulla. Magari ciò che cerchi non è in un cerchietto. Forse è così. Manca un pezzo. La parola è completa, ma da qui non riesco comunque a leggerla. Torniamo indietro. Meglio ora? No. Il dolore non fa che aumentare. Sarò mai libera. Che altro devo fare? Anni di battaglie, ciò che mi spaventa di più si trova oltre questa porta. Le battaglie più difficili sono dentro noi stessi. Ma sei pronta?
Ecco. Il mio ultimo legame con Asgard. Insieme abbiamo trafitto la colonna con quella spada. La spada fu forgiata per la cerimonia. Come simbolo della nostra unione. Molna. Molna! La roccia non la lascia andare. Molna! Le ferite profonde creano i legami più forti. Il bastardo l'ha detto quando ci siamo sposati. Odio quando ha ragione. Ad Asgard resta una parte di me che non posso recidere. Il legame con mio figlio. Con le Valchirie. Quel maledetto regno non è solo di Odino. Appartiene anche a me. Il dolore che ha causato è suo. Non mi farò più condizionare da esso. Questa spada non rappresenta la nostra storia. D'ora in poi sarà solo mia. Ne farai un uso molto migliore. Qualcosa di illuminante? Allora passiamo alla prossima battaglia. Sì, oggi ne hai vinta una importante. Alpha!
Sì, fagliela vedere! Posso? Da quando chiedi il permesso per qualcosa? È solo che ti devo la vita, così com'è, e ti ho causato tanto dolore. Ti ho messo in una situazione orribile. Di questo, Freya, mi dispiace tanto. Un'altra guerra ti vuoi? Lo so, ma per te voglio essere migliore. Chiedimi qualsiasi cosa, io la farò. Sarò per sempre in debito con te. Lo apprezzo tanto. Anche se rimani sempre un odioso saputello. Temo che non riuscirò mai a smettere di esserlo. Addio alla barca.
Sapete, una volta un tizio arrogante mi disse che non si cambia il passato, ma solo il modo in cui ti plasma. Credo avesse ragione. È da tempo che non ho un confidente. Il dio dei monosillabi si degnerà di ascoltarmi di tanto in tanto. Se può essere d'aiuto. Vi chiedo, che altro c'è da sapere sul gruppetto di Aesir che bruciò Freyr? Beh, Freyr non fu mai più lo stesso dopo. Beh, per un po' almeno. La sua spensieratezza lasciò il posto a incubi, paranoia e crisi di rabbia. Per il momento basta così. Grazie. Quando vuoi! Qualcuno doveva salvarli. Inutile attendere i Vanir. Quindi hai deciso? Dunque, che altro c'era? Quindi cerchiamo quel santuario elfico oppure qualcos'altro? Possiamo farlo, ma ci sono altre questioni che meritano attenzione. Abbiamo trovato una fgufa nelle terre aride, mia signora. Soffriva molto. L'abbiamo liberato, ma ce n'è un altro intrappolato nelle sabbie proibite. Una fgufa? Non ne vedevo uno da quando ero piccolo. Vai strada. Scegli pure. Raccontavi di tuo fratello dopo che è stato bruciato dal gruppetto di Aesir. Sì, questa cosa lo ha tormentato a lungo. Questo non scusa ciò che disse al mio matrimonio, ma capisco il motivo della sua rabbia. Gran parte della sabbia si è assestata. Ma oltre quel passo c'è un'altra tempesta. Il che significa? Un altro afgufa. Strano. Perché gli elfi chiari avrebbero chiuso questa sezione delle terre aride? Che fortuna! Una gentilissima dea ha potenziato lo scalpello magico per consentirci di aprirla. Oh, questa sì che è fortuna. Le sabbie proibite sono di là. Territorio conteso, secondo Beyla. E un'altra tempesta da superare. Ricordo quando da piccoli io e Freyr giungemmo in questo regno. Allora il deserto era sano e pieno di vita. Temo solo che quell'epoca sia finita per sempre e che i nostri sforzi saranno inutili. Ti capisco. Per salvare questa terra serviranno ben più di due afgufa canterini. Ma voglio credere che nel lungo periodo sarà la cosa giusta per Alfheim.
Bene! Cerchiamo un modo per andare sottoterra! Vedete se trovate una grotta! Oh? Mettimelo su un corno. Vediamo come mi sta. No.